Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo in pieno periodo natalizio, ora che sto registrando questo video è il 26 di dicembre. Reduci da pranzi e cene con i parenti, devo ancora riprendermi, per cui questo video nel chilling. Per cui in questo video, come avete già letto dal titolo, voglio parlarvi di 9 manga già editi in Italia ma che sono andati negli anni esauriti e di cui io vorrei una nuova edizione, ma non in maniera egoistica perché io voglio leggerli, ma perché secondo me questi titoli meritano di essere riscoperti in Italia, che poi inizialmente nella lista dovevano esserci dei titoli che io già posseggo e che sono andati esauriti proprio per farveli conoscere, sperando in una nuova edizione così che quando uscirà magari potete acquistare. Però poi effettivamente nella lista completa mi sono reso conto che tutti quanti i titoli che sono qua dentro io non li ho letti e quindi in maniera molto egoistica probabilmente ho inserito solamente i titoli che io voglio acquistare molto natalizio e che forse di voi non me ne frega un cazzo. Buon Natale anche a voi e famiglia. E nel mentre montiamo questo, che è un puzzle 3D dei Pokémon, che poi una volta fatto servirà da portaoggetti, sono stato molto felice di questo regalo. Ha senso montarlo in un video? Probabilmente no, è un'idea di merda, ma è la migliore che mi è venuta. Incominciamo. Al suo interno i pezzi, questo coso con una stampa dei Pokémon, questi due cosi, uno andranno alla base e l'altro sopra, e il libretto di istruzioni, molto esaustivo direi. Voilà. La prima serie inedita di cui voglio parlarvi è Soil di Atsushi Kaneko. Uscita inizialmente nel 2014, completa in 10 numeri, è anche stata ristampata una volta, o almeno lo sono stati i numeri fino al 5. Infatti poi la Planet si è totalmente dimenticata di questa serie, probabilmente complici anche le vendite non proprio eclatanti, e quindi adesso è irreperibile e si può acquistare solamente a prezzi folli. Chi ha avuto modo di leggerla non può che parlarne bene. Atsushi Kaneko è un autore che io trovo davvero molto intrigante, le sue storie mi sono sempre piaciute moltissimo, va a toccare dei generi che nonostante non siano troppo i miei lui li rende sempre appassionanti. In questa storia due detective che sembrerebbero tutto fuorché due protagonisti ideali per una storia di questo tipo si trovano a indagare su una misteriosa sparizione di una bambina all'interno di una città dove tutto quanto sembra essere tranquillo, ma invece gli abitanti e proprio la piccola cittadina nascondono dei segreti. Il paragone con Twin Peaks viene praticamente in automatico e non so dirvi di più perché non ho mai avuto modo di leggere questa serie, ma voglio assolutamente che torni sugli scaffali. Praticamente faccio così come le makeup artist, vedete ci sono dei numeri con delle frecce, praticamente dovremmo partire da uno, poi seguire le frecce e montare tutto quanto. Non ce la farò mai. Ce l'abbiamo, numero 1. No, no, non ci ho messo poco. Nel mentre che cerco il numero 2 voglio parlarvi del secondo titolo in questo video. Oramai spessissimo su questo canale abbiamo parlato di Gekiga, corrente nata in Giappone a metà degli anni 50 che voleva fare del fumetto per adulti, bla bla bla. E abbiamo parlato di diversi autori, ma non abbiamo mai parlato di quello che è stato effettivamente considerato il primo Gekiga uscito nella storia, Tormenta Nera. Nel 1956 Yoshiro Tatsumi realizza questa storia e proprio nel momento in cui l'ha fatta leggere ad altri addetti ai lavori, i suoi amici hanno coniato questo termine e da lì è nato tutto quanto il movimento. Capite quindi quale sia l'importanza storica di un fumetto del genere. Proprio per questo motivo Bao Publishing nel lontano 2014, ancora prima della collana di Coconino, delle storie pubblicate da Oblomov, J-Pop, che comunque ha portato molti autori appartenenti a quella corrente su tutti Kamimura, aveva deciso di pubblicarla con questo volume unico dalla veste grafica anche molto particolare al prezzo di 14 euro, che poi è andato esaurito e ho finalmente trovato il 2. Penso quindi che vada così, voilà. Ora dobbiamo cercare il 3. Chi ha avuto modo di leggere questa storia effettivamente ne ha parlato come un qualcosa che letto adesso risulta un po' datato. È chiaramente una storia che ha quasi 70 anni, che però è seminale. Proprio per questo, secondo me, per una questione proprio di completezza all'interno della proposta in Italia, sarebbe opportuno che questa storia tornasse nuovamente nelle fumetterie, nelle librerie, così che almeno tutti quanti quelli che vogliono approfondire il movimento, ma anche lo stesso Tatsumi,
possano incominciare dall'inizio, dall'albo che non è probabilmente il migliore mai uscito per quanto riguarda il Gekiga, ma che sicuramente ha il merito di essere stato il primo. 3 3 3 3 3, ecco il numero 3. E per cui, visto che siamo in tema, la terza storia di cui voglio parlarvi è Tetsuan Girl di Tsutomu Takahashi. Tsutomu Takahashi è un autore che l'anno scorso è stato molto riscoperto grazie a Noin, che lo ha fatto riscoprire un po' anche al grande pubblico, nonostante non sia un autore effettivamente così tanto mainstream, e sicuramente non lo sarà. Però io penso che Tetsuan Girl, uscita oramai 20 anni fa, necessiti una nuova edizione, perché sicuramente saprà ritagliarsi una gran parte di pubblico. È una storia che lui ha pubblicato nel 2000, concatenando questa e subito dopo Detonation Island, che probabilmente è considerato il suo capolavoro. Autore giovane che in quel periodo stava attraversando uno stato di forma smagliante. Tetsuan Girl è una storia che parla di donne, di femminismo, che utilizza lo sport per quello che solitamente viene utilizzato nello spokon giapponese. Abbiamo visto infatti molte storie di sport in cui questo viene utilizzato dal protagonista, in questo caso dalla protagonista, una donna, come un mezzo di rivalsa sociale tramite un grande spirito di abnegazione. Questa forse è una delle poche serie che si riesce ancora a trovare a prezzi anche civili, però voglio l'edizione nuova, questa oramai c'ha 20 anni. Sto andando avanti e piano piano incomincio a prendere forma, carino. È giunto il momento di parlare di lui, il capostipite degli shonen, il battle per eccellenza preferito da tutti i girellari, Ken Katsu il guerriero. Ovviamente la fama di questo fumetto non me la devo di certo stare a dire io, il suo nome lo precede grazie anche al cartone che usciva oramai svariati anni fa e che tutti quanti quelli della generazione appena precedente alla mia hanno visto e amato. È stato edito nel corso degli anni a tantissime case editrici, in tantissime edizioni, sono arrivati tutti quanti gli spin-off, però la serie di Ken il guerriero, realizzata dal duo Ara e Buronson e completa in 27 numeri, è da una vita che non torna sugli scaffali. Dopo l'edizione schifosa Arcobaleno e quella pubblicata anche in edicola, adesso non c'è un modo per recuperare effettivamente Ken il guerriero se non comprarvi queste due ultime edizioni, che sono anche abbastanza bruttine, in particolare quella Arcobaleno, e penso che sia una storia che deve venire ristampata. Probabilmente penso che venderebbe molto bene ancora oggi, proprio perché effettivamente la mia generazione è quella di Dragon Ball, quella successiva, quindi di Ken il guerriero probabilmente non ha mai visto neanche qualche puntata a caso. È stato ristampato così tante volte perché ha sempre funzionato, non vedo perché questa volta non dovrebbe. Chissà, magari già l'anno prossimo si incomincerà a vociferare di qualcosa. Stiamo prendendo una piega molto strana e particolare, perché mi sa che ho sbagliato. Eh sì, sono coglione. Sbaglio io, così come sbaglia la Planet Manga a non rendere disponibile Opus di Satoshi Kon, porca troia. Il povero Kon, tutti quanti si riempiono la bocca col suo nome dicendo quanto sia importante, quanto abbia fatto per il cinema d'animazione e anche per il fumetto comunque in parte sicuramente minore, poi puntualmente quando si tratta di tirar fuori i soldi e puntarci non lo fa nessuno. Dinit a Lucca Comics ha detto che non porterà nuove edizioni o un video dei suoi film perché i diritti costano troppo. E io quando ho sentito queste cose mi è venuta una tristezza assurda proprio, perché invece il film di My Hero Academia te lo regalano, cioè è gratis, però quello lo compri. Opus di Satoshi Kon è una storia visionaria che parla di questo autore che viene catapultato all'interno della sua storia, quella che stava scrivendo. Serie particolarissima che colpisce per la capacità di Kon nel saper creare le storie, nel saperle anche disegnare, sceneggiare. Non è importante che qui si parli di animazione o di arte sequenziale. Insieme a tutte quante le altre varie raccolte di storie brevi come L'eredità di sogni, che è il volume più completo, anche quello esaurito, dove si possono trovare tutti quanti i racconti brevi fatti dal Kon mangaka, Opus è probabilmente, se volete leggere i suoi fumetti, quello più importante e iconico. Si confida talmente tanto nella Planet Manga che oramai chi voleva acquistarlo è dovuto ricorrere al compromesso di comprarlo in inglese, e credo che anche in lingua anglofona stia andando in esaurimento. Ma io comunque lo voglio cazzo in italiano, lo voglio leggere in italiano, rosico tantissimo perché più volte ho avuto la possibilità di comprarlo dicendo sì dai, adesso quando sarà c'ho due soldi ce li butto. Poi invece è andato esaurito e me la sono presa nel culo. Dove cazzo sta il 14? Eccolo qua.
Mi rendo conto che ho parlato davvero pochissimo negli ultimi mesi di Shoujo e Josei, per cui recuperiamo, dal momento che un Josei che vorrei tantissimo leggere da tanto poi è Questo non è il mio corpo di Moyoko Anno, edito dalla vecchissima oramai defunta K Edizioni, che ha portato per il poco tempo in cui è stata attiva davvero degli autori e dei volumi fichissimi d'autore, prima che il manga d'autore si pensava potesse avere un futuro in Italia. È una storia che parla di disturbi alimentari, anoressia, uno slice of life che sicuramente sarà un pugno nello stomaco, anche perché Moyoko Anno, per quanto non ho mai avuto modo di leggere nulla di suo, è un'autrice che mi intriga molto. Dinit sta portando qualcosa di Moyoko Anno e sembra che ci vogliano puntare nel pubblicare ancora altre cose, chissà che magari non possano decidere di rieditare questa storia, che comunque, nonostante sia solo un volume unico, rappresenta ancora all'interno della sua produzione un volume molto importante. A Lucca Comics, nella live di presentazione delle loro novità editoriali, ho fatto di tutto per provare a spammare questo titolo. Sono stato gustato, non demordo. Il leitmotiv di questo video, a parte me che non riesco a trovare questi cazzo di tasselli di merda, è la Planet Manga, che c'ha un parco titoli della madonna solo tra le cose esaurite. E tra le cose esaurite c'è sto cazzo di Ichi the Killer. Ma continuiamo a ristampare Homunculus, è anche uscito il film su Netflix. Poi Homunculus è una storia che parla così tanto di psicologia, può essere apprezzato da tutti quanti questi lettori di manga di adesso con la puzzetta sotto il naso. Homunculus è un manga del cazzo. Homunculus può essere un grandissimo fumetto di psicologia che davvero va a indagare e scavare in maniera così profonda all'interno dell'animo umano, solamente se prima di quello hai letto solo Death Note. È un brutto fumetto? No, ci mancherebbe, ma Ichi the Killer cazzo è meglio, e non è giusto il fatto che sia stato stampato una volta sola nel 2013 e poi niente più. Per cui niente, probabilmente una ristampa non arriverà mai. È molto più logico pensare in una nuova edizione, come quelle che sta facendo adesso la Planet Manga, ossia che fanno schifo e costano un sacco di soldi, però per Ichi io li spenderei. Io non so voi, ma secondo me sto sbagliando qualcosa. Grazie al cazzo, andava chiuso. Sta incominciando a sembrare quasi una tazza. Indovinate un po' qual è l'editore del prossimo manga di cui parliamo? Eden, It's an Endless World di Hiroki Endo, è uno di quei fumetti che viene considerato come un capolavoro della fantascienza. Cyberpunk post-apocalittico, e probabilmente va a parlare di transumanesimo, del genere umano sempre più prossimo alla distruzione, frase cardine di tutta quanta la serie. Dio creò l'uomo, ma ha decisamente fallito. È decisamente il mio genere, tutti quanti quelli che hanno avuto modo di leggerlo me l'hanno sempre consigliato, dicendo che è divenuta a forza una delle loro serie preferite. Di Hiroki Endo, Planet sta anche pubblicando la sua nuova serializzazione, che per carità è qualcosa di un po' diverso, ma anche solo perché esce su una rivista shonen, quindi posso pensare che sicuramente sarà un po' meno pesa rispetto a questa. E dalle impressioni dopo il primo numero la mia tesi si avvalora. Però Eden è veramente un grandissimo classico oramai, perché ha più di 20 anni, è incominciato nel 98, poi 18 volumi completato nel 2008. È già uscita una bella edizione, perché no, visto che di Blame ne sono uscite 32, la terza anche di questo fumetto per me ci potrebbe stare. Eccolo, sta prendendo forma, ci siamo quasi, questi sono ancora tutti i pezzi. L'ultima serie di cui parliamo è Natamarrata. Vi è piaciuto Naruto? Bene, Basilisk parla di ninja e è ignorantissimo. Uscito nel 2004, è andato esaurito praticamente subito, completo in 5 volumi. Lessi il primo volume più o meno in scan un secolo e mezzo fa e mi piacque tantissimo. Da quel giorno sono passati all'incirca 8 anni, non ho mai voluto proseguire nella lettura perché speravo in una nuova edizione e io sto coso lo volevo. Non arriverà mai, perché indovinate un po' qual è l'editore che lo pubblicò nell'oramai lontanissimo 2004. Eccoci, è l'ultimo. Che carino. Adesso rimangono questi. È finito. Adesso ho un portaoggetti per metterci dentro tutte quante le cose inutili che gli editori ci danno in allegato ai loro primi numeri. La più grande domanda, a parte chi vuole una nuova edizione di Basilisk, a parte me che comunque non uscirà mai, e a che cazzo serve sto coso? A volte è meglio rimanere nel dubbio. Con questo video abbiamo concluso, è venuto uno schifo, lo so. Però la cosa importante è che finalmente siamo giunti alla fine di questo anno e di questa cavalcata, con tutti quanti i 9 video che ci hanno accompagnato in questi ultimi mesi. Però la playlist si chiama Road to 10, quindi
I più attenti di voi avranno capito che ne manca ancora uno, che uscirà l'anno prossimo, spero prima possibile. Chissà quale sarà l'ultimo video, quello che conterrà al suo interno 10 manga. Boh.